Ben ritrovati, sono Massimo Palladini, questa è una nuova puntata di Italia Nostra, Italia Vostra, lo spazio che Radio Speranza ci ha concesso per portare avanti le nostre battaglie, le nostre iniziative, la nostra missione come associazione che difende il patrimonio materiale, il paesaggio, le tradizioni della nostra nazione. Noi fino ad oggi abbiamo parlato delle nostre principali iniziative, anche di contestazione, delle cose che non funzionano in città, nel territorio, ma abbiamo anche un ruolo di approfondimento e di divulgazione delle cose che invece rappresentano veri e propri tesori della nostra regione, che dovrebbero anzi essere meglio ancora valorizzati. Parliamo cioè di quella zona di elaborazione, di esperienza, di espressione artistica e culturale che non è conosciuta come si dovrebbe e che invece ha segnato fortemente un nostro modo di essere percepiti in Italia e nel mondo. E questa sera con Antonio Bini, nostro socio, è un autorevole studioso dell'Abruzzo nelle sue varie manifestazioni, dai paesi dell'abbandono alle tradizioni anche religiose. Lui per esempio affianca i religiosi di Manoppello sulla grande vicenda del Volto Santo, è uno storico del turismo di cui è stato anche un esperto attivo, è un singolare interprete di testi minori, anche ad esempio mi ha stupito con la interpretazione di alcune cartoline, di alcune immagini che poi invece, se le si legge sotto l'ottica dello studioso, rilevano molto più di quanto superficialmente rappresentino. Ecco, con Antonio vogliamo parlare di una stagione, per riprendere il titolo di un suo libro, la stagione degli anni del sole e della luce. È la fine dell'Ottocento quando un gruppo di pittori scandinavi, seguendo le orme del primo di loro, che è Christian Zahrtmann, un danese, scendendo come tanti insomma in Italia alla ricerca non solo della classicità ma della nostra luce, dei nostri colori, della nostra naturalità, da Roma, dove che naturalmente era una tappa obbligata del Grand Tour eccetera, risalgono attraverso il Liri, attraverso gli altri nostri fiumi, fino a questi paesi diciamo sperduti, mi sembra così venissero definiti allora, e in parte lo erano, perché indubbiamente, immaginatevi i sistemi di comunicazione dell'epoca, erano effettivamente isolati. Siamo in un periodo nel quale appunto questo avveniva con varie colonie diciamo artistiche in Calabria, ma per esempio le più famose, c'è stata anche una trasposizione cinematografica a Capri per esempio, no? Una colonia, i primi del Novecento, una colonia diciamo di artisti naturalisti, no? Cioè anticonvenzionali, che cercavano nell'Italia quella stato primitivo, meno diciamo corrotto dalla incipiente industrializzazione. Bene, questo primo nucleo è poi dato luogo ad una comunità che è durata per decenni e è stata diciamo dispersa solamente dalle guerre mondiali insomma, e che ha consentito una osmosi fra questi particolari ospiti e le comunità nostre, di cui c'è traccia assolutamente leggibile in questi dipinti, che anche all'epoca
poi ce ne parlerà Antonio meglio, ebbero un certo successo, diciamo, anche di critica e di mercato. Tutto questo è stato oggi ricostruito per opera di Antonio, di altri studiosi, ma tra sicuramente Antonio e fra quelli che con maggiore organicità ce l'hanno esposto. Ricordo un giovane sfortunato studioso, Pietro Moscone, ma insomma altri se ne sono occupati, questi dipinti, insomma abbastanza dispersi perché naturalmente poi il tempo cancella, sono stati poi man mano rintracciati con una meritoria opera di collezionismo da parte della Fondazione Pescara Abruzzo, ed oggi sono si possono ammirare in una collezione organica di alcune decine di questi dipinti, proprio nel nuovo museo Imago di fronte alla stazione di Pescara, nella ex sede del Banco di Napoli. Noi Italia Nostra abbiamo già fatto tempestivamente queste prove, no? 10 anni fa già facevamo i primi viaggi a Civita d'Antino, che è il paese dove tutto questo ha avuto il suo fulcro, non soltanto Civita d'Antino, ma lì abbiamo cominciato, e abbiamo ripreso questa iniziativa con una conferenza di Antonio Bini, poi con una visita al Museo Imago, e proprio il 4 di giugno organizziamo di nuovo una trasferta a Civita d'Antino per vedere proprio in loco le scene rappresentate in questi quadri, parlare con questa gente che adesso, diciamo, valorizza questa presenza, la offre anche come, diciamo, risorsa turistica. Bene, io passerei la parola ad Antonio proprio per chiedergli: allora guarda, ci tratteggi, diciamo, questa parabola, e ce ne inquadri anche la importanza del patrimonio della cultura europea. Sì, partirei proprio da questo miracolo, secondo me, di rivedere una collezione di 130 opere con perseveranza negli anni riportata in Abruzzo, quindi 130 opere di cui 10-11 del maestro Zartman, ma con lui altri artisti importanti, insomma. Un'opera complicata, insomma, per riportare questi quadri da vari paesi scandinavi in Abruzzo, nella terra che ispirarono questi artisti. Questo mi sembra il punto terminale di un'avventura incredibile, perché nemmeno io conoscevo questo paese quando circa 20 anni fa, come dirigente del turismo, eravamo stati contattati da uno scrittore svedese che voleva raggiungere questo paese e chiedeva un aiuto. Allora non c'era Google Maps, il paese era scomparso dalle carte geografiche, io ho anche provato in carte locali, addirittura della Marsica, non riportavano più questo paese. E quindi la mia collaboratrice fece chiedere il motivo per cui dovesse recarsi in un luogo così sconosciuto, e la risposta fu che era alla ricerca della tomba di un pittore svedese, e da qui mi offrì, insomma, per accompagnarlo con il mio modestissimo inglese, per cercare anch'io questa tomba e anche ricostruire la storia di questa comunità di artisti che si è formata nel tempo attorno al maestro Christian Zartman, noto soprattutto non solo per i suoi meriti artistici, ma anche per essere proprio un formatore di giovani talenti artistici. E quindi, voglio dire, piano piano si è ricostruita, e anche il senso di questo mio libro, che è la seconda edizione di un precedente pubblicato nel 2009. E quindi voi immaginate, insomma, recarsi in questo paese, non avere la possibilità di avere un dépliant, un'indicazione, c'è giusto la targa, l'epigrafe che ricorda il maestro danese,
e null'altro. E quindi è stato anche difficile trovare questo cimitero, perché ovviamente adesso l'abitato è assai limitato, esiguo, no? Perché Massimo faceva riferimento alla guerra. Certamente la guerra è intervenuta come ulteriore fattore, ma il fattore primario che pose fine a quella meravigliosa stagione fu il terremoto del 13 gennaio del 1915, che colpì l'area della Marsica, fece qualcosa come 30.000 vittime, e anche Civitanantino subì morti e distruzioni. Antonio, questa è una rapida cronistoria della riscoperta veramente fortunosa, ma anche dovuta alla tenacia di alcuni, fra i quali tu ti ritrovi, di una vicenda. Ecco, adesso dopo lo stacco musicale entreremo nel merito dei tesori che queste comunità quasi abbandonate possono ancora offrire per un nuovo tipo di turismo che non sia del consumo ma dell'approfondimento e dell'arricchimento culturale. Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Questa stagione è stata veramente produttiva di immagini assolutamente eloquenti. È una visita veramente, questa al Museo Imago, ma poi anche una visita a Civitanantino da consigliare, perché noi vediamo scorrere un Abruzzo che sentiamo nostro, ma visto con gli occhi ammirati, direi quasi, dell'uomo del nord. Proprio la luce che loro cercano in ogni roccia, in ogni parete di queste antiche case, e la cercano nei vestiti delle donne, nella corsa dei ragazzini, cioè, e loro stessi si ritraggono mentre operano, no? Mentre dipingono dentro sulle scalinate o nelle piazze, eccetera. Cioè c'è una come dire, visione di festa, di piacere della scoperta di un mondo altro rispetto probabilmente, certo, anche alle atmosfere meteorologiche del nord, ma poi anche rispetto ad una società che già ormai aveva, insomma, si era allontanata dalle forme, diciamo, di comunità, no, che i nostri paesi ancora esprimevano. Ecco, dici un po' questo percorso proprio di iniziazione che questi nordici hanno attraversato. Sì, sì. Diciamo che nella seconda parte dell'Ottocento il Grand Tour si allarga, insomma, anche l'Abruzzo, che era restato fuori da questo importante fenomeno culturale per vari motivi: le strade impervie, l'immagine pericolosa del brigantaggio, le condizioni atmosferiche, eccetera, ecco, tende ad allargarsi. Insomma, Roma cominciava ad essere, non dico abusata, ma insomma frequentata, anche replicata in molti modi. Insomma, artisti non solo vedevano nel Grand Tour, nel viaggio in Italia, un momento importante di formazione, ma anche di vita
artistica della propria vita. Voglio dire, nel 1883 scopre Zahrtmann da Sora, faceva molto caldo, eccetera, si avventura nella Valle Roveto, che era una valle al tempo straordinariamente bella. Il Liri si vedeva, ripresa anche in opere importanti allora, adesso Cavalcavia, Superstrada, i paesi scesi a valle dopo il terremoto, eccetera, hanno trasformato completamente il paesaggio della valle, che era uno scrigno di naturale, ma anche molto interessante per tanti altri profili. E quindi la scoperta di Civita d'Antino allora veramente era, come dire, un luogo sperduto, era raggiungibile soltanto attraverso una mulattiera. Soltanto nel 1902 fu realizzata la ferrovia che a valle, insomma, transitava da Avezzano verso il Lazio, la ferrovia Pescara Sulmona Roma fu inaugurata soltanto nel 1888, quindi il buon Zahrtmann si muoveva con, in questo caso prima volta, con due amici, Skovgaard, a piedi, con il mulo, a volte con persone che affittavano, insomma, vuol dire accompagnatori, no? Sherpa, insomma. E quindi ti interrompo per dire che questa maniera di scoprire veramente pionieristica l'Abruzzo fu anche del famoso incisore Escher. Insomma, interviene mezzo secolo dopo. Quindi voglio dire, no, questo significa quanto la lentezza. La lentezza fa aprire gli occhi, no? Certo, fa fissare meglio i paesaggi, eccetera. E quindi bisogna capire che. E questo si capisce bene dalle lettere di Zahrtmann, qualche lettera è presente anche nel mio libro. In pratica è lo stato così di beatitudine, l'entusiasmo, perché Zahrtmann è un personaggio un po' complicato, insomma. Ecco, lì invece è riuscito a raggiungere un equilibrio, no? Voglio dire, particolare. Qui c'è la concorrenza di vari elementi. Il paesaggio è particolare, quello di Civita. Stiamo parlando di un paese che è situato a 904 metri, ma circondato anche da montagne di una certa altezza. Monte Miglio sta sui 2500 metri, insomma. Ma è particolare perché ha una conformazione, una sorta di terrazza, di piattaforma, che non si nota dalla vallata, no? Quindi in pratica è un paese sostanzialmente isolato, insomma, ci dà la sensazione. Fu notato tuttavia da Lear, no? Dall'altro grande, ecco, un altro viaggiatore. Illustratore, viaggiatore e anche compositore di limerick, cioè poeta ironico inglese. E altri viaggiatori ancora prima di lui, Keppel Craven, che si avventuravano completamente a piedi, però ecco, in questo caso la loro traccia era altra, di tipo storico. Antinum era stato un antico municipio romano, antico centro dei Marsi, e secondo me proprio per questa posizione particolare, no? Non visibile dal basso, però di fatto consentiva anche una egregia difesa, insomma, voglio dire. E quindi voglio dire, questo stato di isolamento, no? Circondato dai monti, no? Dalla natura, e l'impatto con la popolazione, no? Che era così semplice, no? Ma anche cordiale, amichevole, no? C'è una testimonianza che io riprendo di questo abitante di Civita, che da ragazzino ricorda come era tanto contento Zahrtmann quando si muoveva per il paese, che salutava tutti quanti, dal sindaco all'ultimo bifolco, dice questo autore. Salutava tutti, addirittura salutava pure il maiale che circolava libero. Bellissimo. Per il paese, e lo chiamava buongiorno signor maiale, ecco. E quindi e questo entusiasmo lui nel corso del tempo ha trasmesso a generazioni di artisti. Sorprende che tutta questa storia sia stata dimenticata. Scrissi questa prima edizione del 2009 quando, grazie anche ad un'amica artista danese, riuscimmo a riscoprire
il catalogo di una mostra che si era tenuta a Copenaghen nel 1908. E 25... che attestava naturalmente il successo. Attestava il successo, insomma, dove il titolo della mostra era Civita d'Antino dei pittori danesi. 25 anni di... Quindi una mostra del genere, ripeto, per quanto sono appassionato di Grand Tour, a me non risulta fatta nemmeno per Roma, insomma, in quel periodo, fine 800, inizio 800. Quindi dovete capire l'importanza di questa... Anto, ti voglio dire, questa per analogia, quello che tu mi dici, mi fa pensare, adesso fammi fare un po' l'urbanista, che dopo aver fatto nell'interno dell'Abruzzo, insomma, dei segni assolutamente devastanti, insomma, magari alcuni indispensabili, ma molti anche gratuiti, dobbiamo effettivamente tornare a interrogare il territorio secondo le sue migliori vocazioni. Ci abbiamo oggi attraverso un diverso tipo di mobilità, un diverso tipo di uso dell'informatica, eccetera, i mezzi per poter rispettare meglio questo patrimonio, e questo sicuramente è la prospettiva di futuro che noi dobbiamo immaginare anche per il turismo. Ma in questi paesi, per esempio a Civita d'Antino, mi segnalavi altre emergenze, come per esempio il cimitero napoleonico o il Palazzo Ferrante. Raccontaci anche di questi altri motivi di interesse. Sì, per sì. Il problema più generale è questo, che quando le comunità perdono pezzi fondamentali, quando il declino è così forte da determinare lo spopolamento, non solo poi l'immigrazione, venne dopo il terremoto del 2015, ma il trasferimento di buona parte del paese a valle, in due frazioni, Civita d'Antino Scalo e Pero dei Santi. Praticamente dove si avverte anche una sorta di antagonismo con il capoluogo, tra virgolette, non c'è questa capacità di cogliere il valore non solo per il comune di Civita nei suoi nuclei, no? Ma nella stessa Valle Roveto, insomma, nello stesso Abruzzo, no? Voglio dire. Quindi il problema fondamentale è che si perde con la comunità il salto di generazioni, si perde la memoria, non si trasmette, insomma. Questi libri sono gli unici libri che sono stati prodotti, insomma, a parte il catalogo dell'Imago Museo. E quindi, voglio dire, è stato sorprendente scoprire, grazie alla ricerca dello scrittore svedese, questo cimitero in particolare, perché il cimitero è veramente singolare, è stato costruito secondo i principi, l'editto di Saint-Cloud, eccetera. Ma Foscolo, no? Ricordiamo, certo, i sepolcri, no? I sepolcri, ecco. Si trova praticamente sul sentiero italico, praticamente, quindi si raggiunge soltanto a piedi, ed è situato sul ciglio, una roccia, e una singolare costruzione, perché guardandola scendendo dal paese appare una comune casa rurale, un approccio molto familiare. Invece da valle l'unica cosa che si vede del paese è il cimitero napoleonico abbandonato nel 1939-40. Il nuovo cimitero non poteva determinare l'estensione del vecchio, perché era su un ciglio di un burrone, insomma, voglio dire. E quindi è stato costruito in tutt'altro luogo. E questo luogo, insomma, è sorprendente, perché comprende al suo interno, pur nel minimo spazio, uno spazio riservato ai non cattolici, no? Voglio dire, tra cui appunto il nostro viaggiatore svedese. Ma io, guardi, penso che le cose che ci stai dicendo intanto sollecitano una visita. Noi la nostra la faremo il 4 di giugno, e se volete aggregarvi a noi basta scriverlo alla mail di Italia Nostra o segnalarlo sulla nostra pagina Facebook. Ma insomma, è un piccolo grande esempio di come l'Abruzzo ha ancora tanto da svelare, e Antonio ci ha voluto dire anche che insomma
tranne alcune limitate, meritorie iniziative, non c'è un organico approccio a questa valorizzazione. Noi come associazione, insieme agli studiosi, amici, cercheremo di portare avanti queste iniziative, queste battaglie che sono di divulgazione ma anche di sprone per le istituzioni che devono prendere in carico una vera alternativa alla visione attualmente consumistica del turismo nella nostra regione. Arrivederci.